Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Buon giovedì a tutti quanti voi. Adesso dobbiamo parlare un po' di tutto, del Paris, del percorso in Champions, dell'Europa League e delle prospettive di questa squadra. Perché tanti di voi probabilmente hanno confuso. Ragazzi, io ve lo dico sempre, il post partita è legato al post partita. Quando parlo di partite incastrate in un contesto generale, a quel punto facciamo un'analisi macro. Però bisogna prendere spezzone per spezzone e commentare quello spezzone, perché alla fine la stagione è composta da tanti piccoli segmenti, segmenti positivi, negativi, buoni di merda, insomma, siamo abituati più ai secondi che non ai primi, però insomma il post partita è legato a quello. Oggi facciamo un'analisi un po' più generale, un po' più anche entriamo nel dettaglio della partita, quindi vi dico. Vi do un giudizio sul percorso in Champions, sulla partita di ieri si presa singolarmente e poi sulle prospettive da qui in avanti. Vi dirò la mia opinione che, ripeto, non vuole essere verità assoluta, è sempre la mia opinione e le opinioni di Colpo Gobbo, ripeto, potete essere liberi di criticarla, di dissentire e di dirmi la vostra opinione, qualora questa, insomma, iniziasse un po' a divergere su tanti aspetti. Sono curioso di leggervi, anche se siete d'accordo, ecco. Alla fine si parla di calcio. Ma prima di iniziare, ovviamente, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella per non perdervi le notizie, insomma, i prossimi video che porterò da qui in avanti. E vi invito a scaricare l'app OneFootball, che è partner del canale. Trovate il link in descrizione della migliore app per rimanere aggiornati sul calcio. Non ce n'è altra migliore di questa. Perché tra news, risultati in diretta, highlights a fine partita di Serie A e Serie B, spacca culi. Quindi mi raccomando. Allora, tornando a noi. Partiamo subito dal percorso Champions, che è stato assolutamente negativo. La Juve ha strameritato di uscire, perché Benfica e PSG sono state più meritevoli di noi. Più meritevoli di noi. Ci siamo giocati questo terzo posto, sto slot Europa League, rimaniamo là aggrappati, eh. L'abbiamo vinta noi, non per mano nostra, perché alla fine noi siamo andati a pari punti col Maccabi Haifa. Il Maccabi, tuttavia, ha avuto un passivo ben più pesante rispetto a noi nelle partite contro il Paris e contro il Benfica, per cui va meritatamente a casa al quarto posto. La Juve rimane terza, ma ovviamente il bilancio è assai negativo: 5 sconfitte e una vittoria. E con questo risultato noi accediamo all'Europa League. Ragazzi, io ve lo dico già, il nostro percorso in Champions League ha mostrato delle difficoltà palesi sulla struttura della squadra, sull'organizzazione di gioco e poi dobbiamo aggiungere comunque il cattivo lavoro fatto in preparazione da Allegri, qualcosa è stata sbagliata e cannata ed evidente perché il dato degli infortunati è assurdo, paranormale, sembra un bollettino di guerra, lo ha messo lo stesso Allegri e là sicuramente c'è da riflettere. La mia opinione su Max non cambia, io avrei sostituito l'allenatore già dopo Monza Juventus 1-0, perché là non solo ho notato la classica carenza sia di prestazione sia di struttura della squadra e organizzazione, aveva mostrato quella partita là delle carenze sul piano dell'atteggiamento. Quelle prestazioni negative poi sono state ripetute dalla squadra anche in occasione di Maccabi Juve e se vogliamo anche qualche spezzone di Lecce Juve. Perché, non lo so, ci sono tante partite che mostrano degli spezzoni di gara, ci sono dei pattern, degli spezzoni che si ripetono nell'arco di questa stagione, per cui è una Juve che non mi lascia mai tranquillo e quando infatti tanti mi chiedono il pronostico, come finirà la Juve, io non so mai che cosa aspettarmi. Cioè è un po' come quella scatola di cioccolatini, non sai mai che quale ti capita, perché così è una Juve un po' assurda. Perché? Perché è una struttura, perché è un'organizzazione, perché secondo me l'operato dello staff tecnico e dell'allenatore è rivedibile, molto rivedibile, su ogni aspetto. Dall'aspetto tattico all'aspetto della crescita della creazione del valore, all'aspetto ovviamente dei risultati, che non sono via, li metto in ordine confusionale perché io sono risultatista, ve lo dico, metto prima il risultato rispetto al resto, ma insomma, mettiamo tutte le cose negative, sono tante, veramente tante. Per cui un percorso di Champions da 3, 3 in pagella, 3 perché ti sei qualificato in Europa League, 3, quello è il voto. Ora, tornando invece sulla partita di ieri, la partita di ieri, ragazzi, secondo me la Juve non meritava di perdere perché il Parì, probabilmente anche con la testa svagata, ecco,
con l'assenza di Neymar, con una formazione insomma particolare. Fabian Ruiz, che ha giocato molto poco al Paris, ha trovato spazio ieri come titolare. Però un Paris che comunque è composto da gente tecnicamente molto molto valida, e se vogliamo il tasso tecnico del Paris è superiore a quello della Juventus. Un Paris che ha giocato svagato, e la Juve secondo me ha tenuto bene il campo per 90 minuti, è stata pericolosa in più occasioni. L'unica cosa che secondo me è mancata è un pelo di tecnica nella fase di finalizzazione e un po' più di decisione da parte dei nostri. Tutto qua. Il Paris ha affondato due volte ci ha fatto male, con un grandissimo gol di un fenomeno come Kylian Mbappé e poi ovviamente col gol di Gomez che ha chiuso i giochi. Però sono state due prodezze balistiche, perché anche il tiro di Gomez, se andate a vedere dove si è infilato, è stato un tiro imparabile, dove Szczęsny veramente non poteva arrivare, cioè non poteva far nulla. Ok, è una sconfitta agrodolce, perché ci qualifichiamo in Europa League, ci sono segnali buoni da parte della squadra, ma rimane pur sempre una sconfitta. Una sconfitta che però ha evidenziato delle buone prove da parte dei giovani, che veramente iniziamo ad apprezzare per la sfrontatezza, per il giocare senza paura, ma anche la qualità, perché se andiamo a vedere i dati di Nicolò Fagioli c'è da rimanere entusiasti, e devo essere sincero, ha sorpreso anche me, perché io su Fagioli avevo qualche speranza, ma non mi aspettavo delle ottime prestazioni così come con Lecce. Insomma, è entrato molto bene anche col Paris, quindi sono molto contento. Ora, io non lo vedo quotidianamente alla Continassa e non ho questa fortuna, ma mi chiedo se è questo il vero Fagioli. Anche in allenamento mi chiedo come mai non sia stato inserito prima. Ecco, questa è una domanda che mi faccio, ma ripeto, io sono un cattivo conoscitore di talenti perché non riesco a scovarli, però una volta che li vedo in campo con gente di livello io riesco a capire quanto quel giocatore effettivamente può dare. Vieni qua, caro Nicolo, vieni e giochi con queste prestazioni col Paris. Io non capisco perché il mister non ti abbia inserito prima, francamente. Boh, non lo so, è una domanda a cui non ho risposta. Però al di là della gestione giovani, Emiletti eccetera, ha giocato secondo me benino, ha fatto qualche errorino di troppo secondo me tecnicamente, ma è un giocatore molto giovane, 19 anni, ha anche meno esperienza se vogliamo di Nicolò Fagioli, però è un giocatore che pare incastrato nel contesto Juve già da tempo, ed è questa la cosa che mi fa estremamente piacere. E anche Locatelli credo che abbia giocato una delle migliori partite da quando sta alla Juve, per cui c'è da rimanere contenti di tante prestazioni individuali, dall'atteggiamento della squadra che comunque è rimasto un atteggiamento giusto, corretto, propositivo, concentrazione per tutto l'arco dei 90 minuti e passa. E poi ripeto, il povero Gatti e probabilmente Kostic sono stati due meno positivi, ma Gatti giustificato, perché ha sofferto un giocatore fenomenale come Kylian Mbappé. Per il resto però, ragazzi, mi sento dire che la Juve meritava il pari. Detto questo, il commento di ieri non voleva essere di redenzione nei confronti della Juve, siamo tornati, tutt'altro. Ve l'ho anche detto, non sono fiducioso io sul futuro, non è che non sono fiducioso, ci spero fortemente, ma non mi illudo, non voglio illudermi perché rischio di rimanere poi deluso dalla squadra. Adesso abbiamo degli appuntamenti importanti e la parola d'ordine è continuità. Hai fatto una buona prestazione col Paris, la vera domanda da 300 milioni di euro è: riusciremo a dare continuità di prestazione, a mettere in difficoltà l'Inter, fare risultato, fare qualcosa di interessante? Queste sono le domande che io mi pongo, a cui non ho una risposta. Poi spero che ovviamente la cosa vada bene, però non mi illudo, perché questa Juve non ha mai dato continuità. In un anno e mezzo con Max Allegri la continuità non c'è mai stata, se non l'anno scorso, ricordo uno spezzone di campionato, un filotto di partite a febbraio e gennaio, se non vado errato, positivo, che ci ha quasi portato lì nelle zone alte per lottare per lo scudetto, e durante marzo allo scontro diretto con l'Inter ci siamo sciolti come neve al sole. Però è stata veramente una parentesi di breve durata. Questa Juve, io mi chiedo, potrà invertire la rotta dopo la partita di ieri? Non lo so e non ci metto la mano sul fuoco, e vi consiglierei anche a voi di non metterla. Non so quali saranno le prospettive di questa squadra. Sono contento del ritorno di Kiko Chiesa, molto contento, ci ho fatto dei post, ho messo l'abbraccio con Mbappé anche ieri come shorts su YouTube, come reel su Instagram, l'ho veramente ho mostrato la mia affezione nei confronti di questo giocatore con le foto post partita.
L'ho citato, sono contento dei giovani, però i ragazzi non vi so dire, perché ripeto, la Juve è una squadra pazza, pazza, e dovrà trovare continuità di rendimento. Non so se Allegri ne sarà capace, me lo auguro con tutto il cuore. Ripeto, nonostante io sia per l'esonero, ancora oggi non cambia, è mutata quella mia opinione, però non sono convinto, non sono convinto. Adesso andiamo poi a giocarci anche l'Europa League, che sarà un impegno gravoso di giovedì. Magari ci saranno anche delle trasferte improbabili. Io gufavo sempre le altre, ricordate, anni fa, affinché andassero in Europa League, perché così quell'impegno di giovedì poteva tagliare a loro delle forze importanti poi per il campionato. Perché ci sono trasferte Karabag, ci sono trasferte toste. E quindi questo è quel che avrei voluto per le altre. Stavolta questa cattiva sorte è toccata a noi. Ci sta, fa parte del gioco. Vediamo come la Juventus si comporterà. Non credo che la Juve sia tra le favorite, credo che in Europa League ci siano squadre toste, ben più organizzate e strutturate di noi, però credo che la Juventus abbia il dovere morale di provarci fino alla fine, di far giocare anche questi ragazzi, di farli crescere in un contesto come l'Europa League, che non è male, perché si fa esperienza, i ragazzi là si fanno le ossa e competono comunque con squadre sicuramente di livello, non proprio scarse, scarse, scarse. Questa è la mia opinione. Per il resto, ragazzi, non so che dirvi. Con l'Inter, ripeto, le uniche cose buone sono le prestazioni dei giovani, ci portiamo dietro da questa partita, le prestazioni dei giovani, la prestazione di Locatelli, la prestazione anche di Adrien Rabiot, che secondo me è stato abbastanza positivo. Mi porto dietro, senz'altro, senza troppi patemi, il recupero di Bremer, di Vlahovic, di Di Maria e di Chiesa, che sono giocatori importanti. Vediamo come affronterà questa partita con l'Inter. Quella partita là, secondo me, darà delle indicazioni interessanti. Se la Juve crollerà, significa, ragazzi, che non è cambiata una beata fava. Che questa partita con il PSG rimane così. Perché? Perché il Parì è una squadra che si rintana, che gioca a 30 metri, che gioca svagata, che non ti lascia giocare nella loro metà. Cioè, il Parì, ragazzi, ci ha fatto giocare nella loro metà campo tranquillamente, non ci aggredivano, non c'era pressing. È una squadra che ha bisogno di tanto spazio alle nostre spalle per poter far esplodere il buon Mbappé, la sua potenza nello spazio, la sua velocità. Però è una squadra che è inconsistente sul piano del pressing, è una squadra che ti lascia giocare, che ti lascia il pallino del gioco, ti dice: tieni, prendi il pallone, vieni nella mia tre quarti, poi vediamo se sei in grado di farmi gol. Però se non sei in grado di farmi gol, io riparto con velocità, ti attacchi al tram. Questo è il modo di giocare del Parì in maniera proprio detta da bar, da bar. Loro non facevano pressing, loro facevano un po' di densità in zona palla quando si arrivava veramente agli ultimi 30 metri. Non tutte le squadre ci lasciano giocare così, e io credo che la Juventus vada in grande sofferenza quando trova delle squadre organizzate che magari fanno pressing a tutto campo. Il Benfica, paradossalmente, una squadra di 11 calciatori meno tecnici del Parì, è una squadra che per organizzazione, per tattica, ci mette molto più in difficoltà rispetto al Parì stesso. Mia opinione, poi ovviamente guardando le due partite, guardando anche le partite tra Parì e Benfica, cioè io ho notato questo. Poi vediamo che cosa succederà. L'Inter di Inzaghi mi sembra una squadra che gioca tanto in ripartenza, una squadra che non fa tanto dell'intensità nei 90 minuti un suo mantra, un suo must. Quindi vediamo che cosa succederà là. Però ragazzi, il fatto è che questa Juve è pazza, pazza, e io voglio invece un po' più di continuità. Non voglio ricadute negative. Perché la ricaduta negativa, ragazzi, mi porta a pensare che ormai, io lo credo, però credo che alla fine la società si sveglierà e farà poi quella mossa che credo in tanti si aspettano, ovvero l'esonero dell'allenatore. Però vediamo un po' questo filotto fino al 13 di novembre. Abbiamo Inter, Hellas Verona e poi infine Lazio in casa. Vediamo chi siamo, ecco, e poi vediamo il proseguo della stagione, come affrontarlo, se con Max o senza Max. Io ripeto, io la scelta per colpo gobbo l'avrebbe già presa da tempo. Vediamo cosa farà la società e vediamo soprattutto cosa farà Max. Cioè, poi mi aspetto a dicembre un cambiamento sul piano degli infortunati. Voglio che salti qualche testa lì, perché qualche responsabilità c'è. Ahimè, abbiamo andato a monte una stagione con tutti questi infortuni, al di là della mancanza di gioco o meno, però
Tutti questi infortuni hanno causato non pochi problemi per la pianificazione della stagione, per l'adempiere bene a tutti gli impegni, per cui qualcuno mi auguro che salti. Riflessioni sparse, prospettive, ripeto, non ne ho, nel senso che voglio vedere continuità. Io dico sempre, ripartiamo da quel che di buono c'è stato con l'Empoli. Merda, zero, proprio zero di zero. Ripartiamo da quello che c'è stato di positivo con Sassuolo, 0 di 0. Ripartiamo da quel che c'è stato di positivo col Bologna, 0 di 0. Ripartiamo da quel che di positivo c'è stato col Maccabi, 0 di 0. Impattiamo l'altra partita e facciamo cagare. Cioè, ragazzi, che vi devo dire? Io la mano sul fuoco sulla continuità della Juve non ce la metto. Tuttavia, se la Juventus non dovesse essere continua fino al 13 di novembre, se la Juventus dovesse perdere punti pesanti fino al 13 novembre, a quel punto, ecco, mi auguro che la società intervenga in maniera massiccia. Vi auguro una buona giornata, magari ci vediamo più tardi con un video pomeridiano e sempre, fino alla fine, forza Juve!